Finalmente siamo arrivati all'inaugurazione del terzo lotto della passeggiata, è stata un'opera pubblica voluta molto dall'amministrazione perché riqualifica tutto il lungomare. Nonostante i vincoli che ci sono sulla finanza pubblica e specialmente il patto di stabilità, siamo riusciti a reperire le risorse per fare questa opera che è straordinaria per un paese turistico, quindi poter dare i turisti che verranno, specie adesso inizieranno nel Ponte Pasquale, la possibilità di fruire di questa passeggiata e di questo lungomare riorganizzato e abbellito. Un paese turistico si deve presentare sempre con queste condizioni. Purtroppo delle volte le possibilità economiche non sono tali da permetterci di fare tutte le opere che vorremmo, però fino a qua ci siamo riusciti a farlo. Oggi è una bellissima giornata per Ceriale, non solo perché il tempo finalmente premia anche un fine settimana che di solito ci vede con pioggia e nuvole, ma perché l'amministrazione comunale consegna alla città, ai residenti e ai tanti turisti un altro pezzo di Ceriale rinnovata. I complimenti vanno fatti sia per il lavoro, ci mancherebbe, che è stato totalmente a carico dell'amministrazione comunale di Ceriale, quindi la capacità anche in un momento di difficoltà di scegliere dove spendere i denari, e poi i complimenti anche per la tempistica. Non è da tutti inaugurare prima delle feste di Pasqua e poi di tutto quello che avverrà dopo 25 aprile, 1 maggio, quindi prima dei ponti e dei momenti importanti, un pezzo di città, quindi una freccia in più all'arco di Ceriale e poi l'attenzione per la cura della città. Quando una città è attenta ad accogliere i turisti diventa anche maggiormente vivibile per i residenti. Credo che le amministrazioni di Egno siano andate in questo senso, faccio a lui i complimenti, ma Ceriale negli anni ha recuperato molto sulle altre città e oggi è a pieno titolo una delle perle turistiche della Riviera di Ponente. Assisto a questa inaugurazione perché è stato un lavoro ben fatto, auspicato anche dalla minoranza e specialmente il lavoro che è stato fatto in Pineta, un lavoro ottimo, il tavolato. Penso che veramente sia da esempio ad altri comuni, piuttosto che abbattere i pini si è trovato questa soluzione che secondo me è geniale per quanto riguarda sia la salvaguardia dei pini che esteticamente, un lavoro ottimo. Per quanto invece riguarda la passeggiata, altrettanto, questo è stato fatto un bel lavoro, hanno raddoppiato l'illuminazione, hanno sfoltito un pochettino di erbacce mettendoci questo tappeto verde che risalta veramente con la pavimentazione. L'unico neo che posso trovare purtroppo è che siamo già alle prese con delle pendenze che non erano fatte giuste, bisogna metterci mano tra 2-3 giorni, subito dopo le feste perlomeno, e fare questi ritocchi. Questo è un vero peccato perché comunque l'opera è veramente meritevole e degna d'attenzione. Ispira le nostre azioni, o Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Okay.